a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 23esimo episodio per la nostra videoguida al 100%, comprensiva di tutti i collezionabili, Resident Evil 2 Remake. Prima di cominciare vi ricordo come sempre, like al video, condividetelo sui social e soprattutto iscrivetevi al canale. In questo video andremo inizialmente ad aprire la porta che richiede per l'appunto i due componenti elettrici, per poi vivere parte di questa avventura da un altro punto di vista. Per cui partiamo subito alla grandissima. Raggiungiamo la stanza dove è presente il cancello che chiaramente detiene la tessera del parcheggio e poi vediamo quello che succede. Quindi intanto apriamo le due scatole, così da tirar fuori i componenti elettrici. E poi passiamo all'enigma, che grosso modo è abbastanza similare a quello di Leon, magari può cambiare la forma dei circuiti per comporre poi quello che è tracciato da filo rosso e blu che si devono unire insieme per arrivare al viola, ma il concetto è sempre quello, quindi intanto inseriamo entrambi. E poi vediamo come stiamo combinati. Perfetto, non ho spiegato nulla dei miei passaggi perché, vi giuro, non è qualcosa che abbia imparato a memoria o su cui abbia ragionato, ho semplicemente cercato di unire delle linee molto facili partendo dal cavo blu per poi inserire, una volta preparato il tutto, il cavo rosso. Però vi basterà anche recuperare con calma tutti i miei passaggi, se vi trovate nella stessa identica condizione, e arriverete alla soluzione. Però non è un enigma troppo difficile, anche senza ragionamento, si mischiano un po' a casaccio, dopo un po' ci si riesce, non è nulla di impraticabile. Però questa è una videoguida, quindi se volete recuperare fate sicuramente benissimo. Però ammetto che non ci ho ragionato granché. Ok, semplicemente di qui andiamo verso la tessera e vediamo che cosa accade. Squilla il telefono. どこにあるの？近くにあるからすぐ分かる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。バカなガキだ。あれを落とさなければ見逃してやったのに。心配するな。もうじき全て終わる。どこかから出られるはず。Passiamo quindi alla prospettiva di Cheryl, un po' come era stato per Ada Wong nella partita di Leon. Vi chiedo scusa ragazzi se ho messo il gioco in pausa, ma necessito di alcuni istanti per spiegarvi come ottenere un certo trofeo di bronzo, il quale ci richiede di uscire da questa stanza con Cheryl in meno di 60 secondi. Che cosa dovremo fare? Molto semplicemente iniziamo col raccogliere il pupazzo di Pepsi che ha alle nostre spalle, per poi esaminarlo, ruotarlo di 180 gradi ed interagire con una zip che ha sulla schiena, così da ottenere un cubo. Cosa ci facciamo con questo cubo? Andiamo ad una postazione che è di fianco alla porta d'uscita, che chiaramente è bloccata, per inserire questo cubo insieme agli altri tre già presenti. Dopodiché spostiamo il primo cubo sulla sinistra al terzo posto e li ruotiamo tutti quanti rispettando quelle che sono le figure da far combaciare dall'estremità sinistra all'estremità destra. Se faremo tutto correttamente, otterremo una forbice da utilizzare infine alla parete opposta di questa stanza per tagliare un cartonato e quindi finalmente fuggire da questa specie di prigionia con Cheryl. Chiaramente, fatto tutto questo in meno di 60 secondi, potremo ottenere anche il relativo trofeo di bronzo. Quindi, magari a parole si può fare un po' di confusione, adesso passiamo alla pratica. 60 secondi, si comincia. Pupazzo alle nostre spalle. Inventario, esamina, ruotiamo di 180 gradi, ottenendo così il quarto cubo, quello che ci manca. Andiamo alla postazione di gioco e lo inseriamo. Dopodiché il primo cubo lo spostiamo al terzo posto e ruotiamo tutti gli altri.
Fatto. Forbici prese. Siamo chiaramente abbondantemente nei 60 secondi e tagliamo il cartonato da quest'altra parte. L2 per accovacciarci e siamo usciti fuori. Uscendo dalla stanza andiamo verso destra. Seguiamo il corridoio e qui in fondo sul tavolino c'è un altro oggetto collezionabile, Diario di Sally. 4 gennaio, non vedo l'ora che arriva mercoledì perché ci danno le merendine gelati. Qui è più bello del vecchio orfanotrofio. Le maestre erano tutte cattive e ci facevano studiare tantissimo e non ci davano il gelato. Qui mi piace tanto tanto tanto. 10 gennaio. Da oggi abbiamo una regola importante. Dobbiamo tenere un diario, andare dai dottori e non possiamo uscire da soli. Mi piace che non dobbiamo andare a scuola. Non ci voglio andare. Tutti mi prendono in giro per i miei vestiti vecchi, soprattutto quello che li portava prima. 16 gennaio, oggi viene il direttore dell'orfanotrofio, metterò il mio bellissimo vestito a quadretti, il direttore è tanto alto e ha i baffi, il direttore fa il poliziotto. Dopodiché proseguiamo qui sulla sinistra ed interagiamo anche con lo scaffale, tiriamo verso di noi questo secondo cassetto partendo dal basso e ci arrampichiamo su in cima, pronti ad uscire dalla finestrella lì in fondo a destra. Considerate ovviamente ragazzi che in questa sessione non abbiamo armi e che Cheryl è soltanto una bambina, quindi non è in grado di combattere. Anche avesse una pistola, non penso proprio sarebbe capace di sparare e di usarla. Quindi dovremmo semplicemente nasconderci ed avanzare. Ok, passiamo qui tra i tavolini sulla destra, ci abbassiamo e qui sulla sinistra possiamo già notare una statuetta Mr. Raccoon. Quindi anche se con Cheryl non possiamo fare nulla, chissà che più avanti non potremo fare qualcosa con un altro personaggio in un'altra situazione. Ok, scendiamo anche le scale. E tentiamo chiaramente di uscire da questa porta, ovvero l'ingresso. Ci manca però la chiave. Inoltre riprendiamo ad avanzare e qui sul tavolo c'è già un primo collezionabile. Diario di Tom. 5 febbraio, sono 2 mesi che ho mandato quella lettera a Oliver e non ho ricevuto nulla. Un cavolo. Bah, fanno tutti così quando vengono adottati. Scommetto che vive da nababbo nella mega villa di qualche riccone e si è dimenticato di noi. Pensavo che Oliver fosse diverso, che saremmo stati amici per sempre. Mi sbagliavo. 8 febbraio, Anne ha fatto sedere tutti i bambini piccoli e gli ha raccontato una storia. Ha detto: tutti i bambini che vengono adottati li mangiano i mostri. Ecco perché nessuno sa più niente di loro. Chissà a chi è che vengono in mente queste storie, forse potrebbero farci qualche film horror che non fa paura a nessuno. 13 febbraio, qui sta succedendo qualcosa di strano e non è solo per via delle storie di Anne. Certo, sono stato in posti peggiori. L'orfanotrofio è finanziato da una grossa azienda di medicinali, ma che c'entra che non possiamo uscire o chiamare nessuno? Perché ci sono tanti medici? E quegli spari tutti i giorni? È come se fossimo... 14 febbraio, mi adottano. Me. La maggior parte preferisce dei bambini più piccoli e pensavo di essere troppo grande, ma devo dire che non mi dispiace. Ma chi prendo in giro? Sono felicissimo. Il 20 dirò addio a questo posto. Farò del mio meglio per essere un buon figlio, così che la mia nuova mamma e il nuovo papà possano essere fieri di me. 19 febbraio. Oliver è tornato nel mezzo della notte, fuori di sé urlando aiuto e roba così. Non l'ho nemmeno riconosciuto all'inizio. La sua faccia era spellata, era come sciolta. Ora... E con le maestre e i dottori dicono sia solo una malattia della pelle, dicono che guarirà presto, che potremo tornare a giocare insieme. Chissà ragazzi, chissà, quanti orrori. Comunque possiamo anche un pochettino girovagare in questa stanza, ma direi che di altri collezionabili non ce ne sono al momento. Quindi apriamo la suddetta porta di fronte a noi, che è l'unico accesso disponibile, e proseguiamo oltre. Quindi la sessione di avventura con Cheryl è piuttosto lineare, un po' come era per l'appunto con Ada. Quella è l'ombra del direttore, ne entriamo da quest'altra parte. E prendiamo anche il documento, ovviamente oggetto collezionabile, vicino alla macchina da scrivere, laddove poi chiaramente salveremo la nostra partita. Diario di, e chiaramente non sappiamo, nel mentre musica classica di sottofondo. Se stai leggendo questo, chiama la polizia. I mostri mangiano tutti. Ci sono tanti uomini neri, chiaramente un bambino che non sa scrivere molto bene. Aiuto, arrivano! Mamma, dove sei?
quindi un bambino terrorizzato che scrive qualche riga, anche se chiaramente non è molto bravo a scrivere. In sostanza, se stai leggendo questo, chiama la polizia. I mostri mangiano tutti, ci sono tanti uomini neri. Aiuto, arrivano mamma, dove sei? Salviamo la nostra partita. Proseguiamo oltre. E vediamo una donna sul tavolo da biliardo. Capite perché nel precedente episodio avevo un po' di malizia, ma poi anche senza malizia, semplicemente il pensiero che nel documento trovato dove c'erano gli animali impagliati, alla fine risultava scrofa, femmina 22 anni, 1,60 m x 50 kg, le dimensioni di questa ragazza, che probabilmente il direttore dell'orfanotrofio, che anche il capo della polizia, ha denominato come scrofa, come animale da impagliare. Non so se c'entri qualcosa, ragazzi, però è la mia impressione. Io chiaramente in videoguida condivido anche questo con voi, magari do spunto a qualche discussione, a qualche pensiero, a qualche riflessione. Comunque, il cattivone è dietro le tende per il momento, che sta facendo chissà che cosa. Noi ci prendiamo la chiave e vediamo cosa succede. La bambina è disarmata, però si sa difendere. Per cui si scappa a gambe levate. Ripercorriamo semplicemente tutta la strada per tornare al piano superiore, nella stanza dei giochi, laddove c'erano dei tavolini, dei giocattoli, delle costruzioni e la statuetta Mr. Raccoon. Quindi utilizziamo anche quell'oggetto collezionabile come punto di riferimento. Ok, ci abbassiamo qui sotto con L2 premuto e passiamo esattamente qui dietro, tra il tavolino bianco e la sedia. Ci mettiamo leggermente sulla destra. E con la coda dell'occhio controlliamo anche l'entrata del direttore all'interno della stanza. Quindi di qui in poi si gioca, diciamo, a nascondino in un certo senso, però se perdiamo siamo eliminati, game over diretto. Quindi ciò che dovremo fare è semplicemente non farci vedere dal direttore e cambiare spesso anche i nascondigli in base a come lui si muove. Posso dirvi che in questo caso rispetta sempre gli stessi percorsi e le stesse tempistiche, quindi basta conoscere dove e quando mettersi in un certo posto per cavarsela senza problemi. Ok, iniziamo a spostarci leggermente sulla sinistra, gli passiamo sempre dietro e continuiamo a restare nel suo angolo cieco, quindi laddove lui non riesce a vedere. Poi vedete che anche avanzando il direttore ci apre altri percorsi, quindi non è propriamente un male questa cosa. Adesso torno un po' indietro, noi continuiamo a girare sulla sinistra. Se è fatto male, ne approfittiamo per andarcene da qui. Facciamo il giro del tavolo, ci nascondiamo esattamente qui sotto e rimaniamo qui in attesa. C'è da dire una cosa, a livello tecnico i poligoni di questo tavolo sono piuttosto grandi, ovvero la texture non rispecchia la dimensione poligonale, cioè i disegni appaiono ai nostri occhi più piccoli di quanto in realtà non occupi, diciamo, di spazio il tavolo. Però sappiate che anche se a breve verremo leggermente spostati dal ginocchio del direttore, lui non ci troverà. L'importante è semplicemente rimanere fermi qui sotto. Adesso lui va verso il bagno per sciacquarsi il viso e vedete ci ha leggermente spostato col ginocchio, però non ci ha rilevato. Questi sono tutti i particolari che sembrano banali ma che ci tengo a puntualizzare, perché la prima volta queste cose mi hanno fatto venire davvero un colpo. Dico cavolo, mi ha colpito, mi ha trovato, sono morto, e invece no. Ok, di qui molto velocemente andiamo a prenderci la chiave dalla porta, chiave dell'orfanotrofio. E andiamo subito verso la via d'uscita. Prima però vi esamino anche la chiave. Chiave dell'orfanotrofio. La chiave universale per tutte le porte dell'orfanotrofio. E questo è quanto. Ok, via subito molto velocemente.
Perfetto, il direttore ci ha trovato e noi scappiamo, anche perché abbiamo un bel po' di margine sia per quanto riguarda le distanze in metri che per quanto riguarda i secondi prima che ci raggiunga. Andiamo verso la porta ed utilizziamo la chiave. Verso la libertà. E invece c'è un catenaccio fuori, non si apre. Quindi l'unica nostra speranza di salvezza è scappare nella stanza di prima. Usiamo la chiave. E da brava bambina Sherry le rinchiava. Però il direttore ha un'accetta, chissà dove ce l'aveva prima. Non c'era, ma comunque continuiamo ancora a scappare. Anche in queste fasi, ragazzi, è fondamentale mantenere la calma. È come un po' quando scappiamo dal Tyrant, è la stessa cosa. Minuti prima. どういうこと?私の時間を無駄にする気か?ペンダントを持ってこい、シェリーが死ぬぞ。ペンダント?何のために?楽器を死なせたいか。分かった。どこへ?孤児院だ。孤児院?どこにある? Tessera parcheggio. Salva Sherry dall'orfanotrofio. Ok, perdonatemi se ogni tanto la chiamo Cheryl. Errore mio. Comunque, molto semplicemente, al termine di questo nostro episodio ce ne torniamo nella stanza generica, là dove c'è anche il baule con la macchina da scrivere. Andiamo a prenderci la mitraglietta con un po' di munizioni, tutte quelle che abbiamo per l'appunto per il mitra, e salviamo i nostri progressi. Quindi, proiettile mitragliatrice, l'arma, eccola qui, MQ11, e per ora direi che stiamo benissimo così. Per comodità me la sposto sulla sinistra e la ricarichiamo. E quindi, ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 23esimo episodio della nostra videoguida al 100% comprensiva di tutti i collezionabili per Resident Evil 2 Remake è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete concesso e spero davvero in qualche modo esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!